Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Oggi vorrei soffermarmi su un aspetto davvero molto importante, racchiuso nella parola pace. In un altro testo abbiamo letto che i nostri piedi saranno belli se diventeremo insancabili sostenitori della buona novella. Questo vuol dire che abbiamo la possibilità di portare speranza a molti che si trovano assillati dalla sofferenza e apparentemente senza via d'uscita. Ma guardando da un altro punto di vista, notiamo quanto sarà bello anche per noi indossare i calzari consigliati da Paolo. Sì, perché Paolo abbina il Vangelo alla sua diffusione e una condizione che l'uomo da solo difficilmente raggiunge, la pace. Sappiamo bene della storia che molti testimoni della parola sono stati perseguitati proprio e causa della loro opera è divulgazione, e questo sembra quasi una contraddizione. E forse anche noi, nel nostro piccolo e nella nostra quotidianità, viviamo spesso dei contrasti legati alla nostra fede. Alcune volte queste circostanze ci mettono di cattivo umore, tanto che arriviamo a decidere che in determinati luoghi, lavoro per esempio, e a determinate persone, non parleremo più della nostra fede. La pace di cui parla Paolo non sta fuori di noi, ma dentro di noi. È uno stato che la nostra anima può raggiungere grazie all'opera dello Spirito Santo. Non a caso Gesù lo ha chiamato Consolatore. Una volta indossate quindi tutte le parti dell'armatura, non scordiamoci di calzare lo zelo del Vangelo. Saremo veloci e nessun contrasto potrà più fermare la nostra missione di fedeli testimoni di Cristo. Il momento in cui riusciremo a vivere questa pace sarà anche quello in cui diventeremo capaci di trasmetterla agli altri, perché sempre più persone conoscano la gloria del nostro Dio. Buona giornata!